Se l'aumento spropositato delle bollette di energia elettrica incide in maniera significativa sul bilancio delle famiglie, picchia ancora più forte il tessuto produttivo economico, come ad esempio quello del comparto primario. Io qua ho una bolletta, l'anno scorso, nello stesso periodo di febbraio, era 2.862, lo stesso periodo, cioè l'ultima bolletta, è 4.245. Mi sembra che sia evidente che la difficoltà è grande e si cerca di fare comunque il possibile per mantenere i costi di produzione al minimo. Una crisi che non riguarda solo l'energia elettrica, ma è così alte negli ultimi 10 anni le quotazioni delle materie prime alimentari. Mangime, soia, i nuclei di sali minerali, qualsiasi cosa, il foraggio, la crusca, insomma le poche cose di cui ho bisogno costano tantissimo, costano dal 20 al 40% in più. Una situazione delicata che vede possibili sempre meno scenari. Basti pensare che in questo momento anche in caseificio converrebbe di più vendere il latte all'estero piuttosto che lavorarlo, ed è veramente una disperazione, perché quei prodotti che abbiamo noi è un peccato, veramente un peccato. Ma soprattutto una situazione che potrebbe portare a scelte sempre più difficili. E gli animali che fine farebbero? Gli animali sono stati allevati per poter vivere all'interno della mia azienda e poter andare in montagna durante il periodo estivo. E la fine sarebbe quella più ovvia, che non voglio neanche pensare.